Ciao a tutti e buongiorno e tornati al mio nuovo video dedicato all'F-117A. In questa parte della storia dell'F-117A cercherò di parlare di quegli anni bui, di quegli anni delle Black Operation che sono stati dal 1981 fino al 1988, in cui l'F-117A era operativo. I vari piloti si stavano addestrando, però sostanzialmente nel mondo si sapeva poco o nulla della sua esistenza. Molti concetti che esprimerò in questo video partono dal presupposto che voi abbiate visto i video precedenti, quindi andrò un po' più speditamente e utilizzerò dei termini tecnici. Se avete dei problemi con i termini tecnici che non spiego direttamente in questo video, sappiate che trattasi di cose che ho parlato nei video precedenti e non lo dico più. Allora, siamo arrivati finalmente al 1981. La Lockheed è riuscita a vincere il bando di aggiudicazione per il primo aereo stealth operativo e si passa dalla fase prototipica di Heath Blue a Senior Trend. Senior Trend rappresenta l'inizio della lentissima produzione in serie dell'F-117. Si parla che al massimo della sua capacità produttiva della Skunk Works, la Skunk Works era un'azienda nell'azienda fisicamente distaccata dalla Lockheed, era quella che si occupava dei progetti militari segreti, riusciva a produrre al massimo delle sue capacità 8 esemplari di F-117 all'anno, che per la US Air Force, per l'aeronautica militare degli Stati Uniti, era un ritmo giudicato troppo basso. Anche perché stiamo parlando dei primi anni 80, fine anni 70, primi anni 80, siamo in piena guerra fredda. La terza guerra mondiale non è una cosa poi così tanto lontana nel pensiero dei militari, molto più che adesso, anche perché al tempo si pensava che il first strike, il primo colpo sarebbe stato con dei bombardamenti nucleari. Quindi ci pensavo molto spesso. Il mondo stava cambiando anche perché stava finendo l'amministrazione Carter, che usciva molto malconcia con la crisi degli ostaggi a Teheran, in Iran. Tutti i guai con l'Iran sono iniziati lì sostanzialmente, non pensiate che siano cose recentissime quelle che stanno accadendo adesso. E si stava presentando un nuovo presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, che aveva fatto una campagna molto aggressiva per le presidenziali, e proprio nella sua campagna per le presidenziali aveva fatto cenno di nuove tecnologie per un aereo straordinario. Non si capisce dove abbia preso le informazioni, ma si riferiva proprio a qualcosa che poteva essere l'F-117. Questo giusto per tenere sempre i sovietici sulla difensiva. La Lockheed non era molto d'accordo su questo tipo di orgoglio americano, perché se l'aereo che veniva progettato era destinato a delle missioni cruciali, ovvero quella della distruzione di elementi nemici molto ben protetti, molto all'interno del territorio nemico, attraverso appunto le sue particolari tecnologie stealth, antiradar, bassa osservabilità, è più corretto dire. La sua più grande arma di sopravvivenza era la segretezza. Nessuno doveva sapere che esisteva. Altrimenti i potenziali nemici, i sovietici al tempo, potevano già prendere delle contromisure per affrontarlo. Però è difficile mantenere segreti. E fin dal 1979 negli ambienti aeronautici si sentiva parlare di queste tecnologie a bassa osservabilità, che era già stato creato un aereo. C'è, non c'è, non si sa, qualcuno sapeva, qualcuno non sapeva, e ovviamente i cronisti del tempo, la famosissima rivista Aviation Week, faceva pugni per poter avere dei piccoli pezzi di informazione da poter subito sbattere al pubblico e fare lo scoop aeronautico del decennio, ovvero poter dire: noi abbiamo le prime informazioni su questo presunto aereo antiradar, addirittura lo chiamavano del tempo. Alla fine, poi come spiegherò in questo video, l'unica persona che ci arrivò abbastanza vicino, fu in realtà un produttore vicino dal punto di vista concettuale, non dal punto di vista della forma, fu un produttore di modellini d'aereo. Ma questa è un'altra storia.
Senior trend incomincia a essere prodotto e iniziano subito due strade parallele. I generali dell'aeronautica militare dell'USAF incominciano a pensare come utilizzare un aereo, le tattiche per utilizzare un aereo a bassa osservabilità elettromagnetica. Un'altra parte invece pensa come selezionare i piloti per utilizzare un aereo così particolare, perché la selezione era una delle parti più complesse del progetto. Senza un pilota adatto a compiere questo tipo di missioni, questo aereo era sostanzialmente inutile. I piloti vennero selezionati uno per uno in base ai loro curriculum e dovevano avere delle caratteristiche ben specifiche. Innanzitutto dovevano avere almeno 7 anni di attività pregressa in missioni di attacco al suolo con aerei particolari e monoposto. L'età media all'inizio del programma dell'F-117 era sopra i 30 anni. Non volevano piloti più giovani, avevano bisogno di piloti con un carattere formato e maturi soprattutto. Questi piloti vennero selezionati dai piloti, tra i migliori piloti di A10, per intenderci l'A10 è quell'aereo che ha forma di croce, è praticamente un cannone anticarro armato volante, quello famoso che si sente nei video quando spara, poi dopo spara dei proiettili a 30 mm in uranio, impoverito, depleto di uranio, va bene, ok. Al tempo era un aereo, come dire, era stato sviluppato proprio in quegli anni perché si pensava che la terza guerra mondiale sarebbe avvenuta con una grandissima invasione di carri armati sovietici, in Germania, dalla Germania dell'Est verso la Germania dell'Ovest, e quindi si era progettato questo aereo che era in grado con questo cannone di distruggere, direttamente i carri armati nelle pianure tedesche. Poi dopo vennero selezionati da piloti di F-16 che però avevano vocazione di attacco al suolo, perché l'F-16 era già un aereo con un doppio ruolo, dual role, sia combattimento aereo e sia anche bombardamento. E poi dopo da piloti di A4 Skyhawks, che era un piccolo aereo che veniva utilizzato anche nel Vietnam come diciamo così, supporto alle truppe a terra. E quindi c'era bisogno di gente che sapesse fare missioni in monoposto, cioè senza l'aiuto del navigatore, di missioni di attacco a terra. Ma un'altra cosa che veniva richiesta era nei colloqui psicologici è che avessero la mentalità del lone wolf, ovvero del lupo solitario, perché si era ipotizzato che la massima efficacia delle missioni dell'F-117 erano condotte sostanzialmente in totale silenzio radio, in modo da non emettere onde elettromagnetiche mentre erano in volo e soprattutto quando aveva penetrato il territorio nemico, e sostanzialmente basarsi sulla propria capacità decisionale. Il pilota era responsabile di tutto, dal decollo al ritorno alla base, non doveva più avere contatti o aiuti esterni, non doveva contare su nessuno. La sua conduzione della missione era completamente passiva. Infatti, era stato sviluppato per l'F-117 un potentissimo sistema di migliorato rispetto a quello degli altri aerei di navigazione inerziale, perché si era già, anche in questo caso, ipotizzato che l'F-117 fin dal decollo avrebbe fatto un percorso per raggiungere l'obiettivo totalmente automatizzato, in cui il pilota non doveva assolutamente, diciamo così, intervenire. Era tutto completamente automatizzato ed era una novità per il tempo. Il pilota interveniva solamente nella fase terminale del rilascio delle bombe e basta. Anche la virata di fuga dopo il rilascio delle bombe era automatizzata. Il pilota non poteva decidere nulla. Certo, in qualsiasi momento poteva intervenire con un bypass per poter prendere controllo dell'aereo durante il volo, in qualsiasi momento, ma da manuale o da pianificazione di missione il pilota per svariate ore non doveva fare niente, doveva solamente guardare fuori e verificare che non ci fossero problemi in questo finestrino piccolissimo, questo tettuccio piccolissimo che dicevano che era una tortura. Effettivamente, volare dentro un F-117, i piloti hanno sempre detto che era un'esperienza molto estenuante, perché la cabina era molto piccola, era molto scomoda,
non si poteva fare nemmeno questo movimento col casco indossato perché si andava a sbattere contro i piloni, diciamo così, di struttura di questo strettissimo tettuccio. Allora, una volta selezionati i piloti, e soprattutto selezionato colui che sarebbe stato il leader di questi piloti, ovvero il maggiore Al Whitley, che era al tempo uno dei più grandi istruttori di A10, appunto di quei cacciacarri volanti. Diventerà colonnello proprio durante la conduzione segreta di questo reparto speciale. Stavo dicendo che la segretezza era un parametro fondamentale per poter far sopravvivere il progetto F-117 e renderlo, come si dice, efficace. Quindi venne creato ad hoc un Annellis, alla Air Base di Annellis inizialmente, in quella zona tra Las Vegas e il Nevada e via dicendo del deserto, un reparto basato su aerei A7D Corsair, che era un aereo piuttosto brutto, cercatevelo, poteva essere monoposto e biposto, e dalle scarsissime prestazioni e che però simulava perfettamente il volo, o non tanto perfettamente, in maniera abbastanza realistica, le caratteristiche di volo dell'F-117. Infatti vennero prelevati anche quei pochi piloti che accettavano di volare su un aereo così brutto e con così basse prestazioni, qual era la 7 di Corsair 2. Venne creato un nuovo reparto, che poi dopo venne spostato a Tonopah, qui sì, per quei postacci lì nascosti, e qui il colonnello Al Whitney, al tempo maggiore, dovette organizzare la vita dei piloti, le esercitazioni dei piloti, la segretezza del progetto, che era veramente, veramente pesante, perché tutti i piloti ricordano che il problema più grosso di far parte del programma dell'F-117, che era assolutamente un orgoglio per loro far parte di una cosa così unica, così speciale, così fondamentale per la sopravvivenza in caso di terza guerra mondiale, diciamo così, degli Stati Uniti, era appunto la completa e totale distruzione della propria vita e della vita personale. Ovvero, innanzitutto la base era completamente distaccata dal resto della base, l'avevano messo dentro degli hangar che poi solo con gli anni avrebbero reso abitabili. Inizialmente non c'erano neanche i letti dentro e loro dovevano vivere per tutto il giorno all'interno di queste baracche. Potevano addestrarsi di giorno solamente con gli A7, appunto perché un osservatore casuale vedesse volare gli A7 e diceva vabbè, continuano a far volare quelle baracche volanti, chissà perché, ma in realtà iniziavano già a simulare le missioni che avrebbero fatto con l'F-117 in tutto e per tutto, ovvero navigazione automatizzata, lunghissimi percorsi nel deserto in quel caso, dove della gente aveva allestito in mezzo al deserto dei bersagli tipici che avrebbero trovato o a Mosca o in Germania dell'Est o in altri punti del patto di Varsavia. Ricostruivano degli edifici più o meno come dovevano essere, mettevano giù dei radar che avevano preso i sovietici per simulare proprio l'ambiente elettromagnetico e poi dopo studiavano i vari profili di volo e di sgancio delle bombe da esercitazione. Questo lo facevano di giorno. Quando gli F-117 incominciarono a essere in un certo numero, e siamo già arrivati al 1981 perché stiamo parlando che il rato di produzione era piuttosto basso, i piloti potevano fare una transizione sul T-38, che era un aereo d'addestramento che anche lui simulava abbastanza bene le caratteristiche, scarsissime caratteristiche di volo dell'F-117, e il T-38 era biposto. Quindi si poteva avere una possibilità di poter montare parte dell'elettronica, non tutta perché era completamente segreta, sul T-38, iniziare a far familiarizzare il pilota con un istruttore dietro ai parametri di volo F-117 e poi finalmente fargli fare un volo da solista sull'F-117. Ricordiamoci che al tempo non c'era un simulatore di volo adatto per l'F-117, sarebbe arrivato negli anni 90. Ma negli anni 80 i piloti imparavano a gestire l'F-117 attraverso dei voli con l'A7D o col T-38.
Quindi dicevano che il primo volo in solitario compiuto di notte, perché l'F-117 anche in esercitazione o in questo periodo di questi anni che vanno dal 1981 al 1988, hanno sempre e solo volato di notte. Ok? Questo comportava dei problemi enormi, il fatto di non avere un simulatore, perché l'F-117, data la sua aerodinamica un po' particolare, aveva due enormi difetti. Il decollo molto veloce, l'atterraggio molto veloce. Se il decollo poteva non essere un problema, l'atterraggio era un problema, perché doveva sempre utilizzare un paracadute per frenare, perché nonostante abbiano sempre messo dei freni sempre più potenti all'F-117, rischiavano sempre e comunque di uscire fuori pista, rischiavano, non è mai successo, ma rischiavano. Nel caso in cui il paracadute avesse avuto un problema, non avesse potuto rilasciarsi durante l'atterraggio, avevano un gancio d'arresto che era posizionato più o meno in questa zona, era che usciva perché tutte le piste adatte per poter ospitare gli F-117 avevano dei cavi d'arresto. Avevano. Quindi questo allora era un problema questo, specialmente le prime volte, nonostante fossero dei piloti navigati, abbiamo detto dei piloti maturi, tutto, il primo volo da solo lo definivano da nocche bianche, white knuckling, perché dicevano che erano talmente nervosi che non sapevano come sarebbe andata a finire. Iniziarono a formarsi i primi piloti e iniziò la loro routine. La routine sostanzialmente era di iniziare il briefing di missione alle 8 di sera, apertura degli hangar all'1 di notte e missione fino alle, dipende se era quando sorgeva il sole, rientrare prima dell'alba. Questa era la tipica missione. Di giorno dovevano cercare di dormire nelle baracche che le avevano costruite, cioè le loro piccole alloggi, così erano praticamente, dicevano, delle stanze molto spartane in cui avevano solamente due letti a castello, un armadio e un tavolo e delle pesantissime tende di plastica nere per poter simulare un buio assoluto durante il giorno perché dovevano cercare di dormire il più possibile. Ovviamente non ci riuscivano. In questo periodo qua i piloti che facevano formazione sull'F-117 riuscivano a dormire circa 4 ore per giorno e tutti i giorni avevano attività di volo e questo per gli psicologi sapevano che poteva essere un problema. Potevano tornare a casa solamente una volta ogni 2 settimane. Ovviamente non potevano fare menzione di cosa stessero facendo, sia le mogli e i figli o gli amici, così dicevano semplicemente che loro facevano parte di un progetto sì sperimentale, ma per fare un upgrade del A7D e facevano missione, noi facciamo supporto di missione al suolo. Basta, non potevano dire nulla di più, non potevano. Potevano inventarsi tutte le balle di questo mondo tranne tirar fuori una singola parola di quello che realmente stavano pilotando. Questo ovviamente dicevano che portava a dei terribili rate di divorzio elevatissimi tra i piloti perché quando tornavano a casa una volta ogni 2 settimane da più interviste dei piloti dicevano che si mettevano a letto e dormivano tutto il weekend. Dormivano, dormivano e basta, non volevano vedere moglie, figli, amici, loro dormivano. Al lunedì ripartivano con un piccolo aereo a disposizione che da Las Vegas li portava nel mezzo del niente e riniziavano così un altro tour massacrante di 2 settimane. Dal punto di vista psicologico dicevano che era molto molto pesante e non tutti furono in grado di reggere questo stress. Le cose andarono avanti per un po' e quindi adesso parliamo di com'era l'F-117 in volo. L'F-117 in volo abbiamo detto che era un aereo veloce al decollo, veloce in atterraggio. In volo assolutamente subsonico, per tantissimi motivi. Un po' per la sua forma, che non era in grado di esprimere delle grandissime prestazioni aerodinamiche. Poi, per come avevano nascosto gli ugelli, ne parlo nei miei video. Sulle tecnologie stealth, di come avevano nascosto gli ugelli, quindi non potevano esprimere una grandissima spinta, assolutamente non avevano il post bruciatore. Inoltre,
Le prese d'aria, per poter nascondere le palette dei compressori davanti, erano coperte con delle, con una griglia, con delle dimensioni ben studiate per incontrare la risoluzione in onda dei radar russi, con delle griglie in vetroresina che portavano via circa il 20% dell'ingestione dell'aria. Quindi erano dei motori molto anemici. Infatti, in decollo si aprivano questi due portelloni, vedete che qua sopra forse. Vedete che qui c'è un recesso esagonale con una forma strana. Ecco, si aprivano verso l'interno questi portelloni per poter fare un'ingestione di aria maggiore, almeno in fase di decollo, almeno. Poi non poteva andare in affondata e raggiungere Mach 1 perché il rivestimento di RAM, Radar Absorbent Material, era definito o come dei pannelli di linoleum o come dei pannelli di neoprene secco, lo definivano così i piloti, estremamente tossico nel maneggiare, erano incollati sopra, se andava troppo veloce si staccavano e questo poi dopo rovinava la sua traccia radar rendendolo molto più visibile. Per il resto dicevano che durante il volo lui volava dritto, non potevi fare delle virate oltre 30 gradi perché sennò perdeva subito quota e bisognava compensare. Virate coltello non ne parliamo nemmeno, dicevano, in salita era lento, in discesa non bisogna andare troppo veloce. E un altro problema era che, dato che aveva dei serbatoi interni posizionati sul dorso, soprattutto sulle ali, relativamente piccoli, doveva fare in continuazione rifornimento in volo. E questo era un problema perché chiedevano, data la sua estrema velocità, per poter mantenere la portanza, chiedevano ai tanker, cioè ai rifornitori in volo, di mantenere a loro volta una velocità molto più elevata. Ed era un problema un po' per tutti questo, però fecero le loro procedure, fecero le loro prove e riuscirono a stabilire, diciamo così, un protocollo adatto per fare il rifornimento in volo per gli F-117. Altre cose da dire sul comportamento in volo non ce ne sono. Si dice che avesse vari nomignoli questo aereo. Uno di questi era Wobbling Goblin, diciamo, folletto, diciamo così, Wobbling, che si muove così. Non era assolutamente vero. Loro dicevano che era molto molto liscio. Lui andava dritto, era tranquillo, era molto molto docile. Anche perché tutti i sistemi erano interpretati da un fly-by-wire, ovvero da un sistema che, dato che intrinsecamente non poteva volare questa forma, in realtà era un computer che in continuazione muoveva le superfici di volo per cercare di farlo tenere in aria e interpretava su quattro canali separati le indicazioni date dal joystick del pilota in decollo e in atterraggio, o se no dalle indicazioni date dal computer di volo quando doveva fare le rotte preprogrammate per arrivare all'obiettivo. Questo sistema particolare era completamente a cablaggi elettronici manuali. Infatti, uno dei primi prototipi di Have Blue, l'aereo prima di Senior Trend di F-117, si distrusse al decollo perché un ingegnere aveva invertito due cavi sui circuiti elettronici. Dicevano che era veramente un problema fare manutenzione sul fly-by-wire. Il fly-by-wire era stato preso, questo sistema appunto di interpretazione dei comandi attraverso un computer, dall'F-16. I motori erano gli F-404 dell'F-18. I carrelli li prendevano di volta in volta o dall'F-15 Eagle della McDonnell Douglas, oppure li prendevano dai civili, dai Gulfstream. Dicevano, infatti ci sono delle versioni di F-117 che hanno dei carrelli leggermente diversi rispetto alle serie così. Questo era per cercare uno, di risparmiare i costi, perché è un aereo enormemente costoso, quindi se trovano dei componenti sul mercato già adatti per poter affrontare l'assemblaggio dell'aereo, lo facevano, appena potevano lo facevano. Poi hanno bisogno di componenti molto, come dire, collaudati. Dovettero però inventare delle nuove tecnologie in base al protocollo d'attacco per cui era stato spiegato. E qui inventarono il FLIR, ovvero delle potentissime telecamere a infrarossi e termiche che erano montate su dei gimbal, cioè praticamente delle sfere che avevano un notevole grado di movimento, che erano montate due
uno qua davanti su questo portello che si chiama FLIR, forward looking, cioè che guarda in avanti, e il DLIR, downward looking. Era la stessa, era la, due telecamere che venivano gestite da un computer dedicato. Poi parliamo del computer perché per i nerd è una cosa fantastica sapere che computer aveva a bordo l'F-117. E quando si avvicinava al bersaglio a una certa distanza, per motivi di prospettiva proprio, riusciva a inquadrare il bersaglio con la telecamera frontale. Quando poi dopo si avvicinava, automaticamente l'immagine doveva passare alla gestione della telecamera del download del DLIR, del downward looking infrared. Un computer faceva in modo che il passaggio da una prospettiva all'altra fosse senza, come dire, interruzione, perché per il pilota era il momento cruciale, quello che era quello per inquadrare il bersaglio, sparare un laser infrarossi potentissimo che era montato sia qui che qui per colpire il bersaglio e poi dopo sganciare le bombe a guida laser che aveva nella stiva, che ne poteva portare solamente due. Ovviamente tutti pensano che qua davanti ci sia un vetrino, un vetro, qualcosa per poter proteggere la sfera di questa telecamera. Assolutamente no. C'è una griglia che è fatta con corde di pianoforte. A tutt'oggi, cioè fino all'ultimo giorno della sua vita operativa dell'F-117, hanno utilizzato corde di pianoforte per poter, perché hanno trovato che era il materiale migliore che poteva lavorarsi meglio per creare una griglia talmente stretta da sembrare anche in fotografia come una lastra di plexiglass, di vetro, di qualche sostanza trasparente, ma in realtà è una griglia fatta di corde di pianoforte, che sono fatte del materiale metallico che serve per entrare in risonanza correttamente con le onde radar. E questa è stata un'intuizione di un ingegnere della Lockheed che era anche un talentuoso pianista. Per quanto riguarda l'armamento, allora, l'F-117 abbiamo detto che era, come si dice, considerato la pallottola d'argento, quindi l'USAF fece in modo che fosse omologato per qualsiasi tipo di armamento diciamo così, nell'inventario degli Stati Uniti. Missione primaria, sgancio di bomba B-61 su Mosca, quindi era omologato per come si dice, bombe nucleari tattiche. Una seconda missione per cui si sono allenati, cioè addestrati, era l'abbattimento del AWACS, cioè degli aerei radar russi. Quindi poteva portare dei missili Sidewinder, dei piccoli missili a ricerca di calore. Dato che non aveva un muso in grado di, perché non ospitava nessun radar l'F-117, doveva basarsi su missili che avessero una capacità passiva di acquisire le informazioni sul bersaglio. Non è mai stato utilizzato operativamente per quello. Però molti piloti dicono che avevano fatto prove con tutte le armi a disposizione nei magazzini dell'USAF, tutte le categorie. Ovviamente l'arma d'elezione dell'F-117 erano le bombe a guida laser, ovvero erano delle bombe su cui è una tecnologia fantascientifica per il tempo, a cui sul davanti erano stati montati, come vedete qua, dei sensori con delle pinne, sono delle normalissime bombe, diciamo così, a cui hanno messo delle superfici aerodinamiche e frontalmente hanno messo un sensore in grado di ricercare il laser che viene sparato dal sistema. E praticamente mentre la bomba è in caduta deve cercare di correggersi per restare sempre su quel sentiero di caduta per inseguire il puntino laser sul bersaglio e centrarlo. Ovviamente nei decenni ci sono stati degli enormi miglioramenti, si è passati dalle prime bombe a guida laser che avevano una CEP, cioè una probabilità di colpire il bersaglio circolare di 30 metri, fino ad arrivare, senza scomodare quelle attuali, quelle della guerra del Golfo che erano di 7 metri. Lasciamo perdere che nella guerra del Golfo hanno fatto vedere che entravano dentro le finestre, lasciamo perdere, era di 7 metri, che però era tantissimo rispetto a delle bombe non guidate, che si parlava di una CEP di almeno 100 metri. Quindi perché l'utilizzo di una bomba a guida laser per l'F-117? Dato che non poteva portare
tantissimo, al massimo ne poteva portare due da 800 kg, doveva essere il più preciso possibile per poter fare il massimo danno possibile. E quindi doveva essere in grado, se doveva abbattere un edificio, per esempio un edificio di comando, di essere in grado di discriminare in quale punto dell'edificio sarebbe stato possibile colpirlo per poterlo farlo collassare con una singola bomba. Non è che potevano permettersi, ma prendo qui, dove prendo, prendo. No, loro dovevano essere in grado, fosse un ponte, fosse una diga, fosse anche di sapere, e questo lo decidevano in fase di pianificazione in cui l'intelligence gli diceva quale punto migliore fosse o punto debole del bersaglio colpirlo. Poi nel video in cui parlerò della guerra del Golfo parleremo come facevano la distruzione dei bunker di Saddam Hussein, che erano veramente degli ossi duri.